Buongiorno. Eccomi. Buongiorno, in diretta qui su Radio Roma Capitale. Io, beh, oltre a parlare per i nostri ascoltatori di quello che fa Salva Mamme per le cittadine nello specifico e soprattutto anche per le famiglie disagiate, che sono tante, che quindi hanno certamente bisogno del supporto della vostra associazione, diciamo subito, per chi non conosce Salva Mamme, come funziona il vostro lavoro e come cercate di sostenere proprio chi è in difficoltà. Allora, innanzitutto Salva Mamme è un lavoro di rete, ci sono più di 300 enti e associazioni in rete con Salva Mamme, è come una grande griglia che è sulla città, dove eventualmente si impigliano, grazie alla rete, delle situazioni che sono terribili, difficili. Oggi mi hanno segnalato una bambina di 7 mesi che è denutrita e in gravi condizioni, perché è una bambina insufficientemente nutrita, poco vitale. Immediatamente la famiglia è in arrivo al centro nutrizionale del bambino, quindi la bambina avrà il pediatra che la rimetterà in piedi e avrà il cibo che, insomma, che deve avere, anche se il papà e la mamma sono in condizioni socio-economiche disastrose. Questa è una delle cose che fa Salva Mamme, questa la fa direttamente con il Comune di Roma, con l'assessore alle politiche sociali. Ecco, mamme assistite, fra l'altro mamme assistite che si fanno anche volontari dell'associazione a volte, vero? Guardi, questo è il nostro vanto e la nostra diversità. Allora, tutti noi siamo bisognosi, uno di noi è bisognoso di affetto, un altro di rapporti familiari, un terzo di tutti più bello. C'è gente che è bisognosa in questo momento, che magari 2 anni fa era in ottime condizioni, magari lo farà fra un anno, ma in questo momento ha bisogno di essere aiutato concretamente. Certo. Io dico, la vita è una ruota, è una vecchia frase, ma ci credo molto. Quindi chi entra nel Salva Mamme entra con l'orgoglio di essere un protagonista, e le dico il protagonista per risolvere i problemi della propria famiglia, qui pieno di italiani che si sono purtroppo indebitati in questo momento, ma anche poi entra nello spirito giusto, per cui porta le cose agli altri, porta situazioni complicate. Per questo è nato un gruppo di specie di autoaiuto, si può dire, che ora conta 5.300 famiglie sul territorio nazionale, che incomincia a essere molto attivo. Insomma, anche questo è un sistema. Certo, poi questo supporto si estende all'ambito psicologico, legale anche, immagino. Certo, in questo momento nell'altra stanza un signore, insomma, in questo momento non sa dove la moglie ha portato una neonata, è chiaro che abbiamo il locale, il legale, l'assistenza sociale, abbiamo situazioni. Purtroppo la povertà crea anche dei mostri, perché purtroppo si creano situazioni mostruose. E noi non viviamo alla famiglia patologica, ma nelle migliaia di famiglie che approcciano si trovano situazioni patologiche e ci stiamo dando da fare comunque per risolvere i problemi di tutti, anche perché ci sono situazioni che lo fanno molto bene. Dove arriviamo noi? Arriviamo poi nella rete e riusciamo anche a delegare persone che sono adeguatamente formate per questo. Anche se le devo dire, qui la parte del vestiario legata alla regione, che veste 8.000 bambini, finito il 31 dicembre probabilmente andrà, mi dispiace da morire perché escono migliaia di primi corredini, ma probabilmente non riusciremo a tenerla in piedi per mesi e mesi, perché con la caduta della regione così repentina. Infatti quello che dicevo prima, perché aspettiamo quanto prima che ci sarà una nuova governance della regione, appunto con queste famose benedette elezioni, quando si faranno, se si faranno, gennaio, marzo, più presto si fanno meglio è, questo secondo me, perché oltre ai problemi che ci sono, perché oltre ai problemi sanitari, cioè, questo è il sociale, questo è quello che parlavo io, questo è il sociale. Fra l'altro, noi siamo rimasti senza finanziamento quando c'è stata la caduta ingloriosa anche dell'altra giunta. Sì. Noi ogni volta rimaniamo con debiti pazzeschi, posizioni personali, guai con Equitalia. Cioè, la verità è che esiste un volontariato che risolve 3 problemi e risolve più i problemi di chi lo ha messo in piedi. Esiste il volontariato vero, che non è, per carità, non siamo solo noi, sono molti enti, molti anche cattolici, che
non è, è una marcia che deve continuare. Io ho 5.000 e passa donatori di vestiari e corredini, ma se non ho i camion, se non ho le pulizie, se non ho i bagni chimici per le migliaia di persone che accedono, cioè non è che io posso chiudere un rubinetto e lo riaccendo fra un anno. Purtroppo le cose vere pagano pegno. E come? Questo è un mondo che va bene per le cose flu-flu. Tra l'altro, ecco, so che vi occupate anche degli ultimi tempi della gravidanza, i giorni difficili dopo il parto, anche il primo anno della maternità. Sono 20 anni che realmente ce ne occupiamo, 20 anni. E anche questo è molto importante, insomma, per le donne in gravidanza, no? In quest'anno, in questo periodo siamo chiaramente sempre attivi per i casi drammatici che purtroppo anche accadono, posso dire la verità, le famiglie in linea di massima non sono così, però ci sono delle donne isolate, disperate, senza soldi, vessate, che devono subito avere una mano sulla schiena che dice ok, rilassati un secondo, dimmi il tuo problema, perché sennò le donne che cadono dalle finestre nascono dall'abbandono. Certo, certo. Io parlo di cose serie in H24, se qualcuno si sta in condizioni disperate sa che noi ci siamo tutti i giorni, la domenica, sempre, perché è veramente disperato. Una cosa mi ha molto piacevolmente sorpreso tempo fa, ne ho parlato per radio qui proprio nella nostra emittente Radio Roma Capitale, un mese fa, voi avete fatto una sorta di mese di lezioni di lezioni sulla vita reale e avete chiesto a qualche politico di mettersi nei panni delle famiglie che vivono con 500 euro al mese. Io ho letto questa notizia e mi ha colpito profondamente per il fatto che, da quello che ho letto, infatti per questo volevo finalmente, insomma, ho l'occasione di parlarne, una sua conferma su questa notizia, sul fatto che poi alla fine di sti politici non si è presentato neanche uno, o no? No, io penso che quando verranno fuori i candidati, io penso che tutti abbiano bisogno di un bagno di umiltà, ecco, di vita reale. Anche perché la vita ti stana sempre, non voglio portare male a nessuno, però la vita ti stanerà, non è sì, puoi approfittarti di una cosa, puoi approfittarti di un'altra, ma prima o poi fare conti con te stesso. Qui c'è gente che ha un coraggio da vendere, ci sono padri di famiglia italiani che vogliono andare a fare la raccolta di kiwi, insomma ex impiegati, sì. C'è gente che onestamente pensa al suicidio ma si ferma perché dice i miei figli poi sono due volte abbandonati. Voglio dire, queste persone per me sono terapeutiche, perché devono i nostri politici, anche futuri, in mezzo c'è tanta brava gente. No, infatti, sì, sì, certo. Che ne conosco di per bene, specialmente i giovani, che io spero vengano con uno spirito meno, diciamo, meno insufficiente, dovrebbero vivere un mese, due mesi di vita con le persone vere, con i bisogni veri. È brava, brava. Certo. Guarda, feci una provocazione tempo fa dicendo: ma perché non mettono a fianco al ministro dell'economia che si occupa dello sviluppo, il cosiddetto sviluppo, a fianco come consulente, non uno che è un manager che viene pagato 150.000 euro al mese, ma un pensionato che campa con 600-700 euro al mese. Devono mettere un consulente, è una provocazione ovviamente, però no, forse iniziare. Gli sarebbe sicuramente utile, così capirebbero cosa significa amministrare quel poco che si ha a disposizione, sì, e cercare di far quadrare il bilancio, così forse il debito pubblico di 2.000 miliardi di euro che abbiamo attualmente, non so, forse non ci arriveremo fino a questo punto. Ma poi vedo ogni tanto progetti dove ci sono alcune voci, per esempio anche consulenti con ore pagate in modo non adatto alla realtà di oggi. In questo momento dobbiamo evitare uno scoppio di una guerra sociale, dobbiamo solidarizzare con i deboli e dobbiamo anche noi essere pronti e maturare. Io penso che sennò finiremo vittima anche della demagogia politica. Il primo che si alza una bandiera, fa la voce grossa e tutti dietro. Certo. Cioè, noi dobbiamo, io penso che il salvamamme possa essere terapeutico. E questo corso, no, parliamo di questo corso, perché questo è interessante. Guarda, questa proposta che sarà provocatoria, però io ho fatto una listarella di, ho abbinato le mie 5.000 famiglie, mie nel senso che stanno qua, certo, famiglie a 5.000 politici. Esatto.
cioè, qui mi hanno fatto un programma per cui le cose o si mettono bene o ognuno pubblicamente, ognuno, ogni politico troverà un paio di famiglie a zero reddito, a 1.000 euro al mese di reddito, che lo affiancherà veramente una famiglia gemella. Esatto, esatto, e loro devono cercare di vedere come fare con quel budget a disposizione e con tutti i problemi che naturalmente ha una famiglia che vive con quella cifra, giusto? Ecco. Sì, che poi non è un problema neanche di parti politiche. No, no, assolutamente. No, infatti, non c'entra niente la parte politica, può essere destra, sinistra, non ha importanza. È proprio la mentalità. È la mentalità, bravissima, è la mentalità. Ecco, questa è un'esperienza del genere, sicuramente non può che far bene a chi deve occuparsi di noi cittadini, no? E di tutte le problematiche, soprattutto poi di questo tipo di cittadini, quindi parliamo di famiglie disagiate, famiglie che veramente hanno grossissimi problemi. E poi senza colpa né peccato, perché adesso guardi, noi abbiamo mandato dei camioncini, questo sempre con i debiti nostri, perché poi non ho trovato uno sponsor, guardi, mi salva un po' di fede cristiana che mi è arrivata in questi anni, sennò diventerei cattiva, un po' acida, non voglio esserlo. Abbiamo mandato dei camioncini di aiuti alle famiglie disagiate del nord, parlo di Milano, Torino, che tramite Facebook ci hanno fatto richiesta. Le dico, ci aspettavano con le bandiere come all'arrivo degli americani. E le dico un'altra cosa impressionante, una famiglia che era al buio, come nella vita è bella, i bambini ritenevano che fosse per un romanticismo dei genitori. Erano due operai licenziati per benissimo, con il mutuo sul collo, che per risparmiare e pagare il mutuo vivono nel buio con le candele. Pronto? Sono in silenzio perché sono rimasto senza parole, guardi. Sono che ho da linea? Ecco, no, sono rimasto senza parole perché queste sono cose che si commentano da sole, non c'è neanche, non si riesce neanche a dare delle parole a questa storia, questo aneddoto che ci ha detto adesso Maria Grazia Passa. Adesso la recupereremo perché è caduta la linea. Presidente Salvamamme, ecco, sono un po' emozionato perché quando sento queste storie rimango colpito, come penso sia colpito chiunque, no? Perché poi ci si immedesima di fronte a queste storie e inevitabilmente, ecco, l'abbiamo recuperata. Maria Grazia Passeri, ecco. Mi ero un po' rimasto senza parole perché questo che ci ha raccontato adesso, questa storia, mi ha un po' colpito profondamente. Quella delle candele? Sì, perché insomma cosa fa una famiglia per cercare di, diciamo così, di nascondere un po' i figli, no? Le problematiche che attraversa, eccetera. E ecco, questo è quello che ci interessa far capire a chi poi alla fine avrà la responsabilità di una regione, un territorio, un municipio, eccetera, quando ci saranno queste famose benedette elezioni, quando ci saranno. E soprattutto questo corso, lei continui con questa proposta provocatoria rivolta ai politici che devono stare accanto a queste famiglie, perché poi nel loro curriculum alla fine servirà, no? Lei che dice? Sì, io penso di sì, anche l'idea di utilizzare troppi pranzi, troppe scene e imbandire, guardi, io vorrei, sono dell'idea di preparare, io adesso sto pensando a una marea di menzionati minimi, a rifargli il corredino, anche di cose intime e via di seguito, che non ce la fanno.